raccontare la parola, renderla comprensibile, comprensibile alle orecchie nostre di oggi. Io credo che sia tanto un problema di linguaggio, c'è veramente poco questo rispiegare la parola rendendola comprensibile, perché io grazie a lei in realtà ho scoperto che la parola non solo è attuale, ma ha enormi contenuti. Questo forse sarebbe il vero legame che si potrebbe ricreare, ricostruire, perché molto c'è che potrebbe essere rispiegato, cioè c'era nelle sue parole adesso, ma molto potrebbe essere ricomunicato. Io resto convinto che ciò che ci spetta e soprattutto questo lavoro di comunicazione, di tessere insieme la vita con tanti fili, e ognuno di noi può portare dei fili colorati, può portare il suo apporto. E quello che ci accomuna a tutti, io credo che è molto importante, siamo dei mortali. E non dobbiamo mai dimenticare che la morte ci accomuna e ci rende tutti davvero fratelli e sorelle. Se c'è un fondamento alla fraternità e alla sororità è la morte. E quindi in questo cammino verso la morte, la nostra vita che è una e unica, almeno viviamola per vivere questa fraternità, questa sororità, questa comunione. Credo questo vale la pena, insomma, ne sono convinto. Ormai vecchio, devo dire, non solo ne sono convinto, ma mi sembra di poterlo dire sulla base dell'esperienza di tutta la vita, non affermarlo così. Non tornerei indietro su queste esperienze che ho fatto di relazione, di amicizia. Tutto il resto può anche perdersi, ma quello no, quello no. Ma si pente mai della scelta che ha fatto? No, no. Devo dire, le scelte che ho fatto le ho fatte tutte con le ostilità di tutti quelli che avevo attorno. Il fatto che tutti siano stati contrari mi ha aiutato a fare delle scelte. A fare delle scelte buone, insomma. E quest'ultima scelta, che non è una scelta, cose. Ah, questa non è una scelta, la subisco, questa scelta. No, questa infatti è dolorosa, ma anche questa la vivo. Devo dire, sì, non facile vivere da soli dopo 50 anni di vita comunitaria, questo mi pesa la solitudine del vivere e poi anche la vita a Torino, seppure una vita che non mi dispiace, ma non è la mia vita, avrei preferito una vita come facevo, vicino a un bosco. Qui ho solo recuperato l'orto, però insomma ho anche la coscienza che avendo 78 anni sono veramente gli ultimi anni della vita e non è che per 2-3 anni cosa mi attende, non lo so, che debba particolarmente affliggermi. Gli anni passati sono stati belli, la vita è stata veramente bella e buona con me, è stata ricca. Ho vissuto grandi amicizie, cerco di mantenere gli amici che avevo e ancora oggi devo dire che sono la ricchezza più grande che ho. Insomma, ringrazio per i giorni che ho, Madre Terra che me li concede, il Signore che ha pazienza e vado avanti. Non ho particolare angoscia. Qualche parola sulla vita di comunità? Che è una cosa che oggi, cioè da una parte, come raccontava, è un'esperienza molto bella e forse poi sono le cose che rimangono per sempre. Però le comunità sono anche qualcosa di
di minaccioso per alcuni versi, sempre a rischio di capovolgersi in qualcosa di escludente invece che in qualcosa di inclusivo, in qualcosa di chiuso invece che in qualcosa di aperto. E io sempre ho vissuto questa tensione, questa paura nei gruppi, no? Questo sentirsi abbracciati, parte anche un po' perdersi nel gruppo, però anche questa sempre bisogno di tracciare un confine netto tra il dentro e il fuori, tra il noi e gli altri. Ma no, se è una comunità che non fa una scelta settaria, io credo che non traccia confini. Almeno la comunità di Bose che io ho voluto era una comunità aperta, era una comunità in cui tutte le voci venivano ascoltate, non c'era autoreferenzialità, e noi andavamo in mezzo agli altri e gli altri in mezzo a noi, e si era molto liberi. Io d'altronde devo dire che le grandi amicizie le ho vissute fuori comunità, non dentro. I grandi amici sono tutti fuori comunità e dentro sì, qualcuno più amico, ma veramente i grandi amici erano fuori, li trovavo fuori. Comunità è una cosa molto bella, molto fragile, basta poco. Certamente ho capito che dipende molto da chi la guida, perché chi la guida può distruggerla in un momento, come può edificarla per anni. La mia sensazione, ma non solo la mia, è che 50 anni hanno costruito una comunità e adesso in pochi anni è stata distrutta anche materialmente, perché non solo per il numero, perché da 95 che erano se ne sono andati via ben 35, quindi non è che sia andati via qualcuno, ma anche perché ha perso la propulsione, perde le ragioni di stare insieme ed è una continua emorragia di gente che se ne va, proprio perché ha perso quel primato della relazione di cui vi ho parlato stasera. Secondo me, per guidare una comunità bisogna vivere la relazione. In una comunità non è che si vive l'amicizia, se si vive è raro, ma non è necessario. Però la relazione sì, nella trasparenza, nella solidarietà, questo sì, è molto, molto necessario, perché nella comunità uno vuole sempre essere riconosciuto, non può diventare un numero che appartiene a qualcosa, fosse anche una grande idea, fosse anche un grande progetto, ma non può essere, non può. Ci vuole una relazione, questo sì, umanissima, umanissima. E poi tanta misericordia, perché oggi sbagli tu, domani sbaglio io. Di perfetti non ce ne sono e bisogna avere la pazienza di capire che ognuno è un mendicante d'amore presso l'altro e che oggi se uno è più forte è perché si prepara semplicemente la caduta dopodomani quando sarà più debole. Allora se c'è questo la comunità va bene, se la comunità pensa di essere qualcosa di straordinario o pensa addirittura a un'ipotesi settaria, si suicida.